Buongiorno a tutti, eccoci qui, bentornati in diretta su Milano All News, nuova puntata di Good Morning Milano, sono le 12.30 in questo istante, siamo qui in diretta. Questa mattina, lo sapete, abbiamo seguito, ci siamo visti verso le 11.30 in diretta per seguire i fatti di Pioltello. Li lasciamo un attimo in secondo piano, torniamo a parlare come sempre di Milano. Quest'oggi anzi ci allarghiamo un po' perché andiamo in città metropolitana, ma volendo anche oltre, perché abbiamo un consigliere regionale, una consigliera regionale ospite qui con noi. Parleremo di ambiente, di tante cose, ma prima di tutto fatemi dare il benvenuto a Silvia Fossati, consigliera regionale appunto della lista per Gori, presidente. Buongiorno, buongiorno Fossati. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato e avermi dato la possibilità di chiacchierare proprio di Milano, città metropolitana e regione. Vale, grazie mille a lei di essere qui con noi. Partiamo con lei, poi sappiamo che tanto a metà intervista ci daremo del tour, sappiamo già che va a finire Esatto, così. Però iniziamo subito col tour, cominciamo che è subito col tour, meglio benissimo, e non abbiamo ok. problemi. Benissimo, dicevo appunto, la mattinata insomma ci siamo svegliati un po' frastornati questa mattina, insomma le notizie che arrivano da Pioltello sicuramente non ci fanno stare sereni, però, come Ci dire... lasciano tristi e sgomenti, sicuramente perché una cosa del genere nel 2018 a Milano non deve succedere, assolutamente. Come dicevo, poi per dare colpe e cause così avremo tutte le prossime ore, i prossimi giorni per far sbizzarrire i colleghi giornalisti che daranno colpe alla qualunque. Quindi noi invece stiamo più sulla notizia e vedremo appunto cosa diranno i vari inquirenti, tutto quello che succederà. Per ora pensiamo solo alle famiglie. Infatti, però pensiamo infatti alle vittime, ai pendolari che insomma hanno davvero, pensare che uno semplicemente ha la colpa di dover fare dei chilometri per andare al lavoro e rischiare la vita, insomma, non è una bella situazione nel 2018. Diciamo che poi sono altre situazioni che appunto la consigliera segue giornalmente invece, che anche lì verrebbe da dire, ma nel 2018 siamo ancora a parlare di queste cose? Allora, nel 2018, partiamo subito, noi siamo conosciuti perché abbiamo avuto un contatto con un'associazione, Cittadini per l'Aria, una Esatto. interessante associazione che ha deciso di monitorare un po' l'aria di Milano. La prima cosa che le chiedo allora è perché un'associazione dovrebbe pensare di dire adesso monitoro l'aria di Milano quando ci sono già, sappiamo benissimo, tanti enti che lo fanno? Ma perché comunque fa parte di quello che è la responsabilità del cittadino, cittadinanza attiva, e controllare che i dati vengano, che siano corretti e che soprattutto vengano contestualizzati, cioè io non posso dire PM10 uguale e dare un numero senza definire che cosa lo causa, perché e quali possono essere i rimedi. E per cui direi che il pungolo dei cittadini, delle persone che vivono sul territorio e che soffrono di queste problematiche, in questo caso ambientali o del PM10 e tutto il resto, non è solo PM10, devono dirci quali sono i problemi. Mi fido quasi di più del cittadino che dell'ente ufficiale che magari è meno attento al territorio, non che dia i numeri sbagliati, ma che è meno attento al luogo, alla posizione. Cioè, l'interesse del cittadino per il proprio territorio è così forte da renderlo Esatto. super partes in un certo punto, no? Esatto, sì. Cittadini per l'Aria, appunto, ha fatto una bellissima campagna dove chiunque di noi poteva diventare, in un certo senso, colonnina di controllo dell'aria. Ne ha distribuito, non so, non so, ho perso anche il conto di quante rilevazioni hanno fatto in giro per la città, Un numero davvero un numero enorme. enorme. Era facile poi, no? Perché c'era un kit, Sì, giusto? c'era un kit col quale si poteva misurare localmente, non so, vicino alla scuola del proprio figlio, vicino all'asilo nido, piuttosto che vicino al proprio luogo di lavoro o vicino al pronto soccorso, cioè nei luoghi importanti della città si potevano rilevare in quel momento, quindi in una situazione o tranquilla la sera o critica alle 8, alle 10, alle 12 del mattino, qual era la situazione dell'inquinamento dell'aria in quel luogo, in quel punto. Mettendo insieme tutti questi dati, si ha una mappa notevole, Ecco, la sicuramente. cosa interessante è che la mappa, tutti questi dati, sono mandati fino in Inghilterra, insomma, questa cosa parlavo appunto con i ragazzi del Cittadini per l'Aria, cioè l'abbiamo mandati in Inghilterra, un laboratorio ha sviluppato tutta la mappatura e insomma che fotografia torna indietro di questa Critica. Milano? Una fotografia sicuramente critica, non solo di Milano, ma della città metropolitana, perché bisogna allargare. Noi oramai andiamo da Torino a Brescia con i problemi dell'inquinamento. È una situazione critica che non possiamo risolvere nel giro di 2, 3, 4 anni. Scelte
Si deve dare però l'avvio alla soluzione di questo problema. È un problema lungo che impatta economicamente e non solo sulla salute delle persone, e quindi nel 2018, nel 2017 deve partire un impegno, una, non so, proprio una lotta, al una guerra, che non vuol dire blocchiamo tutti i diesel dal fra 3 anni. No, il cittadino che ha il diesel e non può cambiare la macchina, cosa deve fare? Intanto degli incentivi, intanto avere la possibilità di programmare un cambio dell'auto, avere dei trasporti che funzionino. Ma non c'è solo l'inquinamento dovuto dai trasporti o dal diesel, c'è l'inquinamento delle gomme, c'è l'inquinamento delle caldaie a gasolio. Quindi bisogna avere una visione un pochettino più ampia, perché sono tutti problemi che poi ricadono sulla salute mia, di mio figlio e Mio amico. Come dicevo, non è solo il traffico, perché poi spesso appunto viene poi subito presa di mira l'automobile, e poi quindi il cittadino finale che per necessità a volte deve per forza muoversi in auto, insomma sembra quasi una guerra al povero Cristo, viene detto spesso volentieri, no? Viene detto così. Giustamente ha citato le caldaie, ad esempio, e spesso volentieri una delle critiche che viene fatta, e gliela rigiro in quanto in regione, ma poi so già cosa mi verrà a dire, è che insomma tantissimo del patrimonio, ad esempio, della regione è ancora con caldaie a gasolio, e che insomma i primi che non dicono di non inquinare alla fine inquinano loro. Sì, abbiamo tutti gli edifici pubblici, quindi quelli dove la regione o il comune hanno le loro sedi, ma abbiamo anche tutta la situazione degli stabili ALER. Io ho chiesto più volte in consiglio di avere dei numeri, dei dati precisi su quante caldaie a gasolio ci sono, in quanto tempo si cambiano, ci sono le risorse necessarie. Bene, mi hanno detto dati? La maggioranza non è a gasolio, maggioranza è 51% o 95%. Ecco, a me che sono consigliera regionale non è neanche stato dato questo dato. Ricordiamo e appunto ALER, che è cosa vostra, nel certo senso, proprio, cioè è regionale. Figuriamoci il cittadino comune che vuole accedere a questi dati, ma è importante non solo il dato della caldaia, ma anche il dato dello stabile. Se io ho dell'amianto, se io ho uno stabile vecchio che perde proprio energeticamente perché i muri sono sottili e non faccio il cappotto, e so che sono stati messi a disposizione di ALER 10 milioni 2 o 3 anni fa e ne hanno spesi soltanto 3, perché non hanno speso anche gli altri 7? Questa è la mia preoccupazione. Quindi dice, alcune politiche vengono anche fatte, magari sono anche giuste, ma poi non c'è l'attuazione. Esatto, manca l'attuazione ed il controllo dell'attuazione. Sarà la mia mentalità aziendale, dove sono abituata a dare un obiettivo, a misurarlo con dei numeri e a controllarlo. In gergo si dice audit interno. Ecco, quello che manca a mio parere nella politica in generale è il controllo di quello che si vuole fare o di quello che si è fatto, perché io posso parlare, posso dire abbiamo fatto questa legge, ma se non controllo poi che questa legge sia efficace ed efficiente, che risponda alle esigenze delle persone o del territorio, dipende dall'argomento di cui si parla, ho dei problemi sicuramente, e soprattutto non so dove andare, non so come migliorare. Che cosa però allora potrebbe fare una regione, ad esempio come la regione Lombardia, che insomma amministra tantissimi stabili, abbiamo detto, ha a che fare ad esempio con col trasporto pubblico anche, quindi sia su rotaia che non, per cercare di agevolare, mi viene da dire, perché insomma risolvere mi sembra una parolona da usare al momento, diciamo rendere meno problematica la situazione dell'aria e comunque dell'ambiente in questo momento nella regione. Io userei anche la parola risolvere, magari non subito, ma fra 10 anni, perché se non ci mettiamo l'obiettivo di risolvere un problema, poi difficilmente ci arriviamo. Sono tante le modalità, il trasporto è uno dei problemi della vita di tutti i giorni, non solo per il lavoro, che è la parte grossa, ma anche per il piacere, per lo svago, per gli studenti, per i ragazzi. Abbiamo un problema di trasporto in Milano, stiamo abbastanza bene. Fuori Milano che cosa c'è? Fuori Milano abbiamo sicuramente una problematica di connessione tra i vari paesi. Se una persona vuole andare da Settimo Milanese ad Agrate Brianza, e lo dico perché sono i due luoghi in cui ho lavorato, venire a Milano e devo ritornare fuori. No, quindi bisogna pensare a delle politiche vere e serie sul trasporto.
che vuol dire poi rispondere ai bisogni quotidiani delle persone, non è un qualcosa di campato per aria. Su questo sappiamo, ogni campagna elettorale salta fuori la famosa circular line, ad esempio. Sì, così che però sembra quella che bisogna risolvere ogni problema. Quella bisogna costruirla. Parliamo di integrazione tariffaria, okay, per cui uno che va dalla fermata prima alla fermata dopo di Cascina Gobba ha una tariffa differente. È questo che colpisce poi la tasca della persona e dice vabbè, ma prendo la macchina. Ma le tariffe, appunto, siamo qui a momenti poi a vedere il biglietto di ATM arrivare a 2 euro, no? Questo sembrerebbe. Sì, sì. Allora, questa è una criticità notevole. Posso dire che non sono del tutto contraria a un aumento del biglietto della persona singola. Un conto è l'abbonamento settimanale, mensile delle persone che usano sempre il mezzo, il trasporto pubblico, che devono essere agevolate per reddito, per situazione, per studente, diciamo per caratteristica della persona che compra il biglietto. Invece magari il turista che viene una volta può anche pagare qualcosa di più. Euro, diciamo. Facciamo un confronto con le altre città europee. Vabbè, sì. Abbiamo un sistema di trasporti locale che non è così male e dobbiamo in qualche modo pagarlo. Anche perché se io ho un introito... Come possiamo far capire ai cittadini? Questo lo chiedo perché a prescindere dal suo ruolo politico. Lei dice giustamente, io sono d'accordo con lei, abbiamo un sistema locale milanese, soprattutto all'interno del Comune di Milano, che funziona bene. Funziona bene. Molti dicono, ma se vai a Parigi, ma se vai a Londra... Io ho fatto code a Londra perché le stazioni della metro erano chiuse, ho fatto code a Parigi perché non andavano gli autobus, quindi insomma in tutti i mondi, in tutte le città ci sono disguidi. Ma il cittadino milanese non ci crede. Il cittadino milanese dice no, i mezzi pubblici ATM fa schifo, i mezzi pubblici non vanno bene. Cosa possiamo fare per far capire al cittadino milanese che insomma non è così disastrosa la situazione, anzi? Ma io non so se è il cittadino milanese che vede male i mezzi pubblici dell'ATM o è la persona, il cittadino, che oramai vedono male dappertutto. Ah, ok. Cioè, amplierei un po' questo discorso. Sono andata nei mercati, il rancore, la rabbia e la disaffezione di fronte a qualsiasi argomento, il trasporto pubblico, la pulizia delle strade, il fabbricato Ahler, la qualità dell'aria, la sanità, qualsiasi argomento si tocchi, c'è questa sensazione di dire no, ma noi, da noi non va bene. È vero, ci sono molte cose che non vanno, ma cerchiamo di guardare anche il bicchiere mezzo pieno. Questo ci dà un pochettino più di speranza, un po' più di visione, ci fa alzare la testa dal problema. Alzare la testa dal problema non vuol dire nasconderlo, attenzione, non vuol dire non esiste, vuol dire soltanto essere un po' più obiettivi. Ecco, un'altra cosa che mi ha fatto un po' specie negli ultimi anni è vedere come il tema ambientale, che invece tu si porti molto avanti, insomma 3 anni che sei in consiglio regionale, mi dicevi, giusto, sei in politica, sì, 3 anni, sì. Però comunque una vita spesa a favore di certi tipi di vita, diciamo, di un certo tenore di vita, di un certo stile di vita, ecco, mi viene da dire. Il tema ambientale, insomma, viene sempre relegato nelle ultime pagine dei programmi elettorali, in alcuni è quasi scomparso, quello che insomma fino a qualche anno fa sembrava dover essere invece il grande cavallo di battaglia anche economico del nostro paese, mi ricordo, i pannelli fotovoltaici ci faranno diventare il paese più ricco del mondo. Ho fatto la tesi sui pannelli fotovoltaici qualche annetto fa. A me li hanno fatti installare pure sopra l'ufficio qui, quindi appunto... Adesso è tutto scomparso invece, o meglio, rimangono appunto piccole sacche di resistenza, mi viene da dire. Ma perché probabilmente non si valuta e non si pesa abbastanza quanto impatta sulla nostra vita il problema dell'ambiente. Se non lo confino soltanto al problema dell'inquinamento, ma anche al problema di uno sviluppo dell'agricoltura, piuttosto che di un cambio dell'utilizzo dei mezzi, gli edifici pubblici che hanno una temperatura interna per cui uno va e si deve togliere la giacca. È un qualcosa che oramai diamo per assodato. Preferiamo guardare il problema, non dico piccolo, però il problema più vicino alla nostra casa, più vicino sul nostro marciapiede, che avere un pochettino di visione, una visione un po' alla lunga. E in questo, a mio parere, la politica regionale non ci ha aiutato. Ha fatto molti interventi in campo ambientale, ma non solo, che sono disgiunti uno dall'altro. Non c'è un'organicità, non c'è una visione, non c'è un dire iniziamo nel 2015, perché sono entrate nel 2015 e arriviamo al 2030. Sì, l'hanno fatto con i treni, ma non sanno dove prendere i soldi. Ho fatto un'interrogazione sullo stato dei treni che dovevano essere consegnati entro il 2018,
hanno detto sì sì ne abbiamo consegnati 12 su 50, va bene, ma gli altri 38 dove sono? Cioè manca proprio questa visione d'insieme, e l'ambiente non è un discorso che prende soltanto l'automobile, ma le discariche, il problema dei rifiuti, il problema dei fertilizzanti, cioè impatta in tanti livelli delle persone, dal lavoro alla vita di tutti i giorni. La mia azienda è stata la prima azienda in Italia a prendere il certificato della qualità, i famosi ISO sì. internazionali, sul rispetto dell'ambiente, sulla sostenibilità ambientale. Ah. Ed è un'azienda che usa anche prodotti critici. Però ma riesce comunque a inserire in una filiera esatto. poi economicamente pulita, vale anche, è un discorso che vale, lo so che non vale per me che devo cambiare l'auto, però non è vero, può valere per me nel corso di 10 anni, non mi ammalo per esempio. E poi comunque dice appunto lì a quel punto la politica, la regione, il governo, chi adesso può intervenire dando diciamo quei supporti, chiamiamoli incentivi o aiuti che possono essere utilizzati per questo tipo di rottamazioni o conversioni, ecco. Un altro tema molto importante secondo me che voi regioni dovete affrontare e che troppo spesso poi è solo un urlarsi contro è quello appunto delle case popolari. Ale è un continuo ricontare, nel senso che quando non sa, io scusate, mi ricordo che quando non sa cosa fare contano quante case abbiamo, no, sono queste, sono quelle sfitte, no, ci sono sbagliate, ce ne sono altre 1000, no, ci sono sbagliate, sono altre 2000, ultimo censimento, 2000 case popolari in mano ad Aller che saltano fuori così dal cilindro che non sa da dove fossero, dove, di chi fossero. Come possiamo fare per dare un attimo di ragione a questa situazione e utilizzare le risorse che ci sono? Perché ricordiamo tantissime case sfitte, tantissime case sfitte che potrebbero essere assegnate, e tantissimi invece gli spazi, i famosi sottosoglie ad esempio, che non possono essere assegnati ma che potrebbero avere altre funzioni, ad esempio sociali, mi viene da dire. Allora, per fare il censimento si usano i mezzi moderni, che sono la digitalizzazione e i database, con delle persone che lo fanno in maniera seria e precisa. Invece per tutto il resto, per quello che riguarda l'appartamento libero o l'appartamento sfitto, ecco, a mio parere Aler deve in qualche modo coinvolgere tutte quelle famiglie che sono in lista d'attesa, che sono fuori, facendo proposte differenti. Tu sei una giovane coppia che ha bisogno dell'appartamento, sei anche capace di fare, guarda, io te lo do, te lo ristrutturi tu e te lo sconto dai tuoi affitti. È una cosa che Aler può fare, perché no? Tu sei una persona anziana che vive in un appartamento di 3 locali, guarda, c'è quella famiglia in cui sono in 4, fate lo scambio. È ovvio che tu non vuoi spostarti dal tuo quartiere perché hai i tuoi appoggi, le tue relazioni, però te lo offro a 20 metri di distanza. Quindi anche questo discorso e questo rapporto con l'abitante, con l'inquilino, con chi abita in Aler, oltretutto dà un senso di solidarietà e un senso di sicurezza, perché se io ho un interlocutore mi sento anche più tranquillo, più sicuro, posso esporre i miei problemi. Parliamo invece dei locali liberi. Sono sicuramente una spesa per Aler, perché deve pagare la tassa dei rifiuti, perché deve pagare l'IMU, perché deve mantenerli, anche se non li mantiene molto spesso. E darli invece in affitto a delle start-up, a delle piccole associazioni di volontariato che conosco molto bene, le associazioni piccole che hanno bisogno veramente del 2000 euro all'anno per vivere. A questo punto io ti do il locale, ti faccio pagare le mie spese vive, a me a questo punto quel locale non costa più niente, tu tiri fuori i soldi indispensabili che tireresti fuori comunque e continui a lavorare sul territorio. Questo è un modo assolutamente perché non solo Aler ci guadagni, nel senso che non abbia le spese, ma se io riempio questi locali ho sicurezza sul territorio, ho vita sul territorio, non è più una zona dormitorio. Viene da pensare che insomma questi temi però non facciano molta campagna elettorale, viene da dire, nel senso che poi non si urla, non si dà la colpa a nessuno, non si trova colpevoli che arrivano da chissà dove. Come si fa a passare questi concetti poi al cittadino finale? È vero, questa qua è una problematica che ho incontrato in tutti i supermercati chiacchierando con le persone. Ecco, a mio parere il ruolo della persona, della società civile, di quello che adesso si chiama civismo, che si chiama civico, è proprio questo, di non urlare, di fare una politica tranquilla che però conosca i problemi della gente, che abbia fatto del volontariato, che ci metta della competenza e della passione. E come si fa a farlo arrivare alle persone? Chiacchierando con loro.
andando al bar, sentendo, prendo il caffè, sento una persona che parla di un problema e magari mi giro e dico: ma scusate, raccontatemi un po' meglio. E poi io ti racconto che cosa ho fatto, perché non è vero che tutta la politica e tutti i politici sono da buttare via o sono dei ladri. Ci sono le persone competenti e con passione, e molti arrivano dal mondo del volontariato, dal mondo del lavoro, dal mondo delle aziende. Direi che il nostro candidato Gori, che arriva, lo devo dire, che arriva da un mondo del lavoro, sì, ha sicuramente una visione e una competenza e soprattutto una concretezza, che è quello che ci chiede il mondo del lavoro. Non so come rispondere in maniera. Sicuramente, insomma, sarà una campagna elettorale, soprattutto insomma, dove ne vedremo delle belle, perché insomma i due candidati sono due candidati di spessore sicuramente. Il candidato del centrodestra si sta già facendo riconoscere da un certo tipo di punto di vista, di un certo tipo di campagna elettorale, dove diciamo non usa mezzi termini, dove ha detto: io dico le cose come stanno, io quello che penso è questo, vado avanti così e non lo rinnego, perché devo dire che effettivamente quello che ha detto lui non l'ha rinnegato minimamente, anzi l'ha solo sottolineato. Poi possiamo rimanere sconvolti o no, sì, ma è insomma... vero, però bisogna anche tenere dei termini, dei modi di parlare che siano civili. Bisogna smetterla di impaurire le persone, bisogna cercare di pacificare la situazione, i rapporti personali. Bisogna cercare di ricucire tutte queste criticità, anche il problema della sicurezza, immigrato, straniero, italiano, sono tutte problematiche che ci sono, è inutile lasciarle correre o urlare. Fontana ha garantito che ne rimpatria 100.000. Certo, a parte che bisogna anche trovarli se sono veramente clandestini, e l'immigrazione è un problema serio che va affrontato non contro, ma va affrontato disciplinandolo, integrandolo, insegnando la nostra cultura perché la rispettino, perché rispettino la nostra identità e la nostra cultura. Noi non dobbiamo cambiare, loro si devono adeguare, ovviamente non nelle cose morali che sono proprie delle persone, ma loro si devono adeguare alla nostra cultura, devono imparare l'italiano, devono avere la possibilità di lavorare. Quanti lavori non vogliono più fare gli italiani? Ecco, su questo ad esempio... Pizzaiolo e panettiere. Quanti italiani non vogliono più farlo? E dice quindi che vanno a colmare anche un vuoto che viene lasciato direttamente dai cittadini lombardi in questo caso. Sicuramente, ma io caso. Devo offrire comunque del lavoro a questo italiano che magari ha perso il lavoro a 45-50 anni e che non viene considerato perché non è più giovane e non è più anziano. Quell'età di mezzo in cui magari, fortunatamente... non è capitato a me, ma ne conosco tanti che hanno 50 anni, perdono il lavoro e però hanno una famiglia da mantenere e dei figli da portare avanti. E questa è una parte di società di cui ci si dimentica sempre di parlare. Ed è la parte di società che poi si scontra sulle problematiche o segue, diciamo, questi discorsi aggressivi. La politica non è aggressione, è mediazione, è dialogo, è cercare di trovare qualcosa che sia, diciamo... Che riguardi è una parola usata, abusata, lo so, ma è vero, il bene comune. Cioè è questo che deve fare la politica, il politico. Ecco, lei parlava appunto della fascia, diciamo, dei cinquantenni che si ritrovano in una situazione critica, senza un lavoro, con gravi difficoltà a rientrare in un mondo del lavoro che non li vuole, però di contro si vanno a scontrare anche con invece delle generazioni di giovani, ma anche meno giovani, nel senso gente che arriva a 30-35 anni e è ancora magari a cercare il primo impiego. Certo. Cosa può fare? So che è un discorso molto grosso e una regione da sola non può da sola risolvere questo problema, ma cosa può fare una regione? Se uno pensa di agire solo quando può risolvere tutti i problemi, non agisce più, almeno questo è il mio modo di pensare, bisogna iniziare dalle piccole cose. Queste persone, giovani o meno giovani, formazione? Quali sono le competenze necessarie? Che cosa mi chiede l'azienda, la piccola azienda o la grande azienda? Mi chiede un ragioniere o mi chiede un idraulico? E quindi devo fare formazione prima, oppure riformare, nel senso di dare una formazione nuova alle persone che non hanno quel tipo di formazione. Ci sono aziende che cercano figure professionali e non le trovano. Figure professionali, non parlo di gente che ha la laurea e il dottorato, parlo proprio della figura professionale tecnica, so che gli istituti tecnici hanno fatto appello per dire venite a studiare gli istituti tecnici, esatto, ad esempio, perché non c'è più nessuno. E in questo caso la regione può lì aiutare, però è un problema. Con i centri per l'impiego può aiutare con la formazione,
può aiutare mettendo insieme la famosa alternanza scuola-lavoro, che non deve essere solo vado lì a fare le fotocopie, vado lì e metto le mani sul motore. Basta guardare dietro le nostre spalle, qualcuno di loro già lo vede, ad esempio, sono qua in alternanza scuola-lavoro, quindi siamo ben contenti di farli ben lavorare, anzi le fotocopie le mandano me a farle. Giusto, mi sembra giusto, messi. Loro devono imparare. Ormai, infatti, noi abbiamo imparato. Siamo così, infatti, ma è giusto così. Silvia, io davvero ti ringrazio tantissimo per essere qui oggi con noi, siamo in chiusura, insomma abbiamo visto l'agenda è ampia, i temi sono tanti, non abbiamo toccati neanche tutti perché davvero ci tenevo a fare un focus soprattutto sull'ambiente, su quello che è l'aria soprattutto di Milano, e anzi ringrazio Cittadini per l'Aria che ci hanno messo in contatto, esatto, che ci hanno fatto amici conoscere, comuni che ci hanno... Che perché hanno fatto un grande lavoro, come dicevamo, di mappatura, e ovviamente poi portano le proprie istanze a chi poi può andare nelle stanze dei bottoni a portare su questi dati e farli vedere insomma al presidente o a chi per essere. Adesso vedremo. Nelle commissioni come si fanno andranno. Tutte le audizioni in cui infatti, vengono quindi... portati questi dati. Come? E mi raccomando che continuino a controllare che le politiche ambientali vengono veramente applicate. Ecco, una cosa interessante che mi dicevi fuori onda poi. Contattatevi, nel senso, mi dicevi, più associazioni ci sono che fanno qualsiasi tipo di intervento sul territorio. Fatecelo sapere che lo fate, perché è importante per noi consiglieri, giusto? Assolutamente, se no non possiamo essere dappertutto, quindi noi dobbiamo andare, ma anche gli altri ci devono contattare, deve essere a doppio senso il contatto. Perché spesso uno dice, sono irraggiungibili, non li vedo. Non è vero, non li vedo. Alcuni è vero, okay. Personalmente no, sono raggiungibilissima, okay. Ma come molti altri colleghi, ed è proprio questo che la persona della società civile deve fare. Perfetto. Ti ringrazio, Silvia, Fabio. Grazie mille davvero a te per essere stato qui con noi, spero di rivederti presto, poi comunque ci seguiremo e ci sentiremo durante le campagne elettorali. Qui. Anzi, se hai delle stanze da portare, benvengano. Perfetto, adesso andiamo di là con la tanta scuola lavoro, gli faccio fare le fotocopie di tutte le cose che abbiamo da portare. No, allora io le devo difendere, attenzione, perché poi io difendo no, i ragazzi. No. Va bene, grazie Va mille. Bene, allora. Ti ringrazio. Grazie mille, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Grazie, qui in spero diretta. Di essere stata chiara, spero che di aver ridato un filino più di fiducia nella politica e nei politici, perché ci vuole, perché bisogna avere un attimino lo sguardo alto. Io devo dire alto. La verità che nel nostro piccolo, da 2 anni e passa che ormai siamo qua tutti i giorni a parlare di politici, su quella seggiolina ne sono passati, devo dire che presi singolarmente non siete mai male, è quando siete in gruppo che siete ingestibili, è quello il problema, è quando siete in gruppo che fate che io fatica. Io non mi sono iscritta a un partito, anche se ci vogliono, preferisco essere il pungolo dei partiti. Perché devo dire che presi lì singolarmente ne ho visti pochi, diciamo, da fucilare o da dover mandare via, altri erano tutti molto simpatici e con cui si può ragionare, anche con chi magari ha idee completamente diverse dalle mie, che insomma chi segue sa un minimo da che parte sto. Grazie mille ancora, Silvia. Grazie a te. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. E grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille, noi ci rivediamo più tardi alle ore 18 con l'informazione di Milano All News, edizione della sera, sicuramente con tutti gli aggiornamenti da Pioltello. Ci scuserete se in questa mezz'ora abbiamo cercato anche un attimo di rilassare gli animi, ma insomma ci volevi una mattinata davvero complicata e difficile come quella di oggi, con tutte le brutte notizie che arrivano appunto dalla stazione di Pioltello. Grazie mille, arrivederci e a presto. Arrivederci a